Uff. È lunga. È di poco, eh. Prima vincente. Ancora al centro con il servizio. Capito male Federer. Molto molto bravo. Caspita. È bravo perché rimane comunque attaccato con i piedi da a fondo campo. Ferrer non concede campo. Beh, se lo fa è spacciato. Ottimo, ecco, contropiede. Questo è lo schema che tutti i giocatori, dopo il primo giorno di assestamento, è giusto che queste decisioni vengano prese a porte chiuse. Non fa una piega. Per il 3-1 Federer. Ehi là! Questo è un bel gioco di prestigio, eh? A zero, tiene il servizio Federer. Ha vinto 12 degli ultimi 15 punti. Consolida il suo vantaggio 3-1. Bellissimo questo attacco. Con grande naturalezza, tutto braccio. Continuando intanto a leggere le dichiarazioni di Djokovic, voglio dimenticarmi di questa settimana e spostarmi sulla vera terra. Federer, a differenza di Djokovic su quel tipo di palla, lui arriva con i passettini e rimane con tutti e due i piedi ben aderenti al terreno. Rivediamo, questo è importantissimo. Mentre Djokovic qui era già in spaccata. Era già in scivolata. Ancora una risposta profonda, così profonda da andare molto vicino alla riga per Federer. Poi si è un po' impuntato anche Roger. Questa non riesce a prenderla, comunque molto bravo qui Ferrer a far spostare da una parte all'altra Federer. Preso subito in mano il pallino dello scambio su questo dritto. Deve far di tutto, ovviamente lo sa Ferrer, per rimanere a contatto nel punteggio. Da forzare con la seconda. Comunque è imperterrito, lui ci prova. Cioè, è di Nadal. Dispiaciuto, No, no, certo. Questa però era rimasto sorpreso. Sì, sì. No, perché di solito sai, in casa degli spagnoli tendi magari a mettere un campo molto, molto lento. Invece qui proprio, secondo me, hanno toppato veramente, non hanno assolutamente capito niente qui, Con disinvoltura Federer ha sin qui difeso i suoi turni di servizio. Beh, non male. Bravo!
che lì ha avuto un attimo di esitazione, sì, poi ha deciso all'ultimo questa palla corta, buon tocco. Con la lingua, con la lingua tra i denti. Troppo simpatico Ferrer. Bellissimo. Prima subito la risposta a tutto braccio e poi come si sposta con il dritto. Questa è pura poesia, eh? Niente da dire. Bravo comunque Ferrer. Bravo. Forse è la prima volta che tiene il suo turno di servizio. Beh. Come ha manovrato questo scambio, preso in contropiede, bravo Ferrer. Questa ancora è ace. Sono due in un game. 5-3. Grandissimo, bravo, molto molto bravo. Spinta Ferrer. Non ha speranze, se no. Come ha riposto Federer? Aveva la palla addosso. Molto brava, ancora una volta qui. Forse. E beh, eccola la risposta. Guarda lì, l'hai chiamata Elena. Prima 200. Eh beh, il rovescio lungo linea ha fatto la differenza, preso in contropiede Ferrer. Rischio doppio fallo, eh. Bravo. È molto molto bravo. È lui che ha avuto coraggio a cambiare la direzione. Buonissima prima di servizio, ha preso un bel giro. Aspettato. E poi con comodo ha chiuso. Attaccata alla riga di fondo. Sì, sì, con grande risposta, sempre con gran anticipo. Bravo. Palla al centro. No, ma vogliamo parlare del primo dritto, aveva risposto benissimo Ferrer, benissimo. Insomma, è riuscita a girarsi attorno alla palla e poi una frustata sopra con il polso, è incredibile, guarda. Con un'altra espressione. Questa è imprendibile. Molto bene Ferrer, che ottimo. Risale. Bravo Ferrer. Buono. Il recupero di Ferrer, ha tentato una mossa a sorpresa Federer con un drop in risposta al servizio. Però avevi appena finito di dire come le gambe di Ferrer, i piedi, siano la sua caratteristica. Bravo, bravo, il contropiede ancora una volta con il dritto. Ha
a 0. Insomma, non c'è verso per Ferrer di arrivare almeno a 30 no. nei turni di servizio di Federer. 4 pari. Bravissimi, tutte e due comunque, bravo comunque Federer, ha alzato la traiettoria con il rovescio, è andato subito a cambiare l'angolo con il lungo linea, palla corta, insomma questa proprio... Miglior punto della partita anche perché Ferrer si è impegnato. Tatticamente perfetto. E poi qui ottima la copertura in lungo linea, era lì che l'aspettava, è stato lì un attimo, poi nel momento che ha cambiato subito la direzione e ha coperto in lungo linea. Con il back incide Federer. Ancora una volta provato a uscire da quello. Mamma mia, un disastro con il dritto, eh. Dritto veramente l'ha tradito. E in questo game con la seconda e ne ha persi 5 con la prima. C'è poco da dire, questi numeri qui sono impressionanti. No, ma anche qui, altra ottima risposta di Ferrer, è riuscita a girare attorno alla palla con una rapidità incredibile. Metterla. Ace. E il sesto, 3 match point. Chiude con due ace consecutivi, un mezzo sorriso, un 6-4, 6-4. Che tutto sommato, Raffaella, è frutto soltanto di due break. Quindi si potrebbe anche dire che c'è stato equilibrio in campo, ma quello che abbiamo visto invece ci ha detto di un Federer proprio padrone assoluto della situazione.